Siamo arrivati alla nostra campagna Come mi curo in collaborazione con lo IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Oggi in particolare ci occupiamo di un tumore molto raro ma piuttosto aggressivo, parliamo dei sarcomi che in realtà è una famiglia di tumori, i tumori in particolare delle parti molli. Vediamo di che cosa si tratta nella scheda a cura di Elisa Billato. I sarcomi, cioè quando le cellule tumorali si formano in un tessuto molle dell'organismo, indipendentemente dalla sede, nei muscoli, nei tessuti connettivi, nei vasi sanguigni o linfatici, nei nervi, nei legamenti e nel tessuto adiposo. Esistono più di 50 tipi diversi di sarcomi. In genere questo tumore viene diagnosticato con l'aiuto di una ecografia della TAC o della risonanza magnetica. Ma solo la biopsia, cioè il prelievo e l'analisi di un piccolo pezzo di tessuto, permette di scoprire di quale tipo di sarcoma si tratta e da quale parte del corpo ha avuto origine. Metà dei sarcomi si forma negli arti, braccia e gambe, gli altri interessano il tronco, la testa, il collo, gli organi interni o la parte posteriore dell'addome, ricca di tessuto adiposo e connettivo. Quando ad essere interessati sono gli arti, è facile notare la presenza di rigonfiamenti che crescono nel giro di qualche settimana o di qualche mese al massimo e che in genere non sono dolorosi. Quando i sarcomi si sviluppano nell'addome i sintomi possono essere molto più vaghi. Ma come si affrontano questi tumori? Qual è la loro incidenza in Veneto e quali sono i protocolli di cura previsti? Ne abbiamo parlato con il professor Carlo Riccardo Rossi, direttore della chirurgia oncologica proprio dello IOV. Vediamo. Di nuovi casi all'anno nel Veneto se ne possono contare per sarcomi delle parti molli in senso stretto, escludendo i giste che sono un altro tipo di tumore simile al sarcoma, 250 nuovi casi all'anno. La sopravvivenza a 5 anni con le cure attuali si aggira intorno al 55-60%. I sarcomi, tumori abbastanza rari ma maligni che possono causare metastasi, ma come affrontarli? Fondamentale è la diagnosi. La diagnosi generalmente è una diagnosi inizialmente di sospetto. Il medico, il paziente stesso e poi il medico curante viene informato che c'è una massa che sta crescendo in qualche posto dell'organismo, se il paziente appunto se ne accorge. A quel punto sarebbe giusto che il medico riferisse questo paziente, quando c'è il sospetto clinico di sarcoma, a un centro di riferimento, perché in quel caso la diagnosi sicuramente sarà fatta nel modo corretto, quello che poi consentirà il corretto iter diagnostico terapeutico di quel paziente. Allo IOV sia la diagnosi che la cura vengono affrontate da un'equipe multidisciplinare formata da chirurghi, oncologi, anatomopatologi e altre figure sanitarie necessarie per la cura. Si chiama gruppo multidisciplinare per i sarcomi, delle parti molli e per il GIST e ogni giovedì mattina si riunisce qui allo IOV alle 8. Tutti i casi che arrivano, portati dai vari specialisti, vengono discussi insieme dai vari specialisti, in modo tale, se è il caso di una diagnosi da fare, di scegliere la miglior procedura diagnostica, se è il caso di un trattamento da fare, di scegliere il miglior trattamento, perché non necessariamente il paziente viene trattato solo con la chirurgia. Fondamentale è la tempestività nell'intervento. La chirurgia è il trattamento fondamentale di questa patologia, però il trattamento più giusto oggi è il trattamento integrato, cioè quel trattamento che consente inizialmente di ridurre la massa, di ridurre il rischio che il paziente poi abbia le metastasi, poi operarlo e poi completare il trattamento chirurgico con un trattamento radioterapico,